Sì, ma quindi l'ha trovato la Russia più asiatico o europea, ha detto? Ho trovato la Russia più matura, più cresciuta da tutti i punti di vista, e solo il fatto che il forum fosse così ben articolato, così ben organizzato, con la presenza di così tanti esperti e importanti esponenti del mondo economico a livello internazionale, dà la misura di come il paese sia cambiato in maniera profonda. È stato utile anche per la fiera di Verona. Per la Fiera di Verona è stato veramente utile perché abbiamo tessuto tante relazioni che ci permetteranno di lavorare nei nostri settori, e non parlo solo del vino che è il nostro settore principe, ma anche di settori come quello del marmo, della produzione del marmo, della produzione agricola, della produzione agroalimentare, che sono i nostri settori cardine, che sono settori che oggi stanno diventando anche determinanti per la crescita di tutta l'Eurasia, e questo credo sia un'opportunità molto favorevole per una fiera. La controprova è il fatto che poi migliaia di russi vengono a visitare le nostre manifestazioni, che vuol dire che dentro la nostra storia c'è anche un pezzo di prodotto, un pezzo di tecnologia che è di grande interesse per il mercato eurasiatico. Invece, tornando al vino, dopo crollo delle vendite del vino, sembra che adesso si sente la ripresa. Ma dopo questo 2015 molto faticoso, i primi mesi del 2016 sono stati con un segno più in doppia cifra, e credo che ci sia in parte probabilmente un riassortimento di quello che non è stato riassortito nel 2015, ma dall'altra parte ci sia anche una ripresa di crescita, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è il grande interesse che anche in Russia c'è per il Made E quindi anche questo anno, o ancora di più, quest'anno brindiamo con vino italiano. in Italy. Beh, penso proprio che si brinderà volentieri con il vino italiano. Ho assaggiato anche qualche vino russo Come? che ho trovato anche buono. Però io sono sempre favorevole al fatto che ci sia una produzione, come dire, del paese, perché questo avvicina poi la cultura del consumatore al vino, e questo dà poi ai vini italiani, che sono vini di grande qualità, un'opportunità in più per affermarsi. Le sanzioni e controsanzioni hanno ostacolato il business o... Beh, in alcuni settori decisamente sì, pensiamo al settore ortofrutticolo fra tutti, un settore che ha sofferto veramente perché la Russia rappresentava un mercato di sbocco straordinario, e chiaramente nel frattempo non è che la Russia ha smesso di mangiare ortofrutta e se l'è fatta fornire o direttamente o da altri mercati. Poi quando uno comincia a lavorare con altri mercati diventa difficile ritornare, anche in assenza delle sanzioni, alla situazione quo ante. In altri settori, come quello del vino, è stato più un effetto psicologico, credo, perché è anche un effetto del rapporto di cambio della valuta, però il vino non è un settore sanzionato, e ha sofferto anch'esso, anche forse per un motivo proprio di natura psicologica, cioè che quando si è in una tensione c'è una propensione più difficoltosa a sviluppare relazioni commerciali, direi, positive. Oggi mi pare che le sanzioni ci sono ancora, però lo spirito sia molto più collaborativo. Sì, magari ultima cosa, personale, qualche impressione sul forum e su Pietroburgo, come l'ha trovato, o qualche curiosità? Beh, ho trovato, per esempio, una curiosità, ho trovato una ristorazione straordinariamente di grande valore che non conoscevo.